Le vacanze sono finite, siamo a settembre, dovevo parlare di anoressia, dovevo parlare di bulimia, ma no, mi è successa una cosa molto di recente, diciamo più o meno la settimana scorsa, sì, questioni di complottari, sapete. Così ho detto, ma no, dai, per il ritorno delle vacanze, sfoghiamo un attimino questa frustrazione. Cominciamo spediti, perché proprio, cominciamo spediti. Allora, non aspettatevi saluti perché non viene manco più voglia di salutare quando incontri certa gente. Quindi proprio ti casca, proprio tutto, ogni cosa, tutta la voglia ti passa. Ognuno di voi si è sicuramente sentito così in un dato momento della vita e tutti, a dire il vero, si sono sentiti così, riflettendoci a fondo. Tutti gli idioti pensano di essere intelligenti. Il problema è che però tutti si sentono intelligenti. Quindi sono tutti idioti? Dai diversi video che ho fatto avrete sicuramente capito che sia per quanto riguarda il relazionarsi con una persona che con un contesto, un gruppo, un'azione, pianeta, quello che volete voi, per relazionarsi con qualcuno, chiunque, ci sono diversi approcci, ci sono diversi fattori che coesistono e che entrano in campo. Un esempio veloce, la leadership, o il concetto di alfa, omega, beta, eccetera, eccetera. Così come ci sono diverse, ovviamente, caratteristiche, personalità, atteggiamenti, tutta una serie di cose che trovano riscontro in un certo tipo di persone. Questo crea dei gruppi fanatici, dei gruppi più tranquilli, dei gruppi hippie, dei gruppi, in generale crea vari gruppi che sono accomunati da una caratteristica. Ve l'ho fatta molto breve perché lo spiego meglio negli altri video, ovviamente. In virtù di ciò entrano poi anche altri elementi, che proprio decoccio, la gente decoccio, non ti butta. Dovrei essere in grado di mantenere la calma, io... Non è successo niente. No? Ok? Sto parlando con voi? Sono calmissima? Non sto andando in escandescenze? Bene. Ogni individuo ha chiaramente una sua esperienza, nella norma, ma anche diversamente abili. In questo caso nella norma non intendo i normodotati, ma tutti. Cosa succede? Si nasce, si cresce, si fanno delle esperienze, ovviamente. Bene, fino a qua tutto chiaro. Per ognuno di noi, per ogni singolo individuo, a seconda della direzione che prende, a seconda del contesto in cui cresce, a seconda del tipo di genitori che ha, del contesto affettivo o inaffettivo in cui si trova a vivere, e tutte le circostanze del caso che formano la crescita di un individuo, lo portano a pensare che, date le sue esperienze, date le sue conoscenze, lui, lei, quel che è, siano nel giusto, sono assolutamente nel giusto. Qualsiasi cosa tu gli dici, gli fai, gli proponi, loro sono nel giusto. E vale per tutti, per ogni singolo individuo, proprio tutti, me compreso ovviamente. E ci sono degli elementi precisi, fondamentali, che per quanto una possa portare argomentazioni logiche che confutano quella tesi, quella teoria, comunque non crolla. Essi possono essere dei valori, dei principi, o la convinzione di ricordare una cosa in una determinata maniera, quando invece sappiamo che i ricordi si modificano nel tempo, perché la memoria, da questo punto di vista, ha bisogno di inglobare, mettere assieme. Parleremo anche della memoria, non preoccupatevi. Proprio per questo motivo, se si riesce a trovare
il modo di far cadere nel fanatismo su un qualunque argomento una persona, iniziano a crearsi gruppi, ognuno dica la sua, che più comunemente definiamo complottari o persone senza cervello, stupide, che si mettono lì a fare perché non vogliono capire il resto e non puoi portargli nessuna considerazione scientifica, perché se gliela porti ti sputano in faccia o ti dicono ma c'è stato quel medico lì che è stato praticamente radiato dall'albo perché diceva la verità e non lo volevano fare lavorare. Non sto sclerando. Giuro. Non sto sclerando. Perché insistete? Non sto sclerando. Ma è matto questo! Quindi dicevo, quello che crea un complottaro è praticamente ciò che forma chiunque. E chiunque, convinti che esista un Dio o che non esista, perché entrambi gli estremi, quindi ateismo e religioso, quando si entra nel fanatico, in generale, c'è sempre dello sbagliato, perché ci si fissa su un unico argomento e si rifiuta automaticamente di voler vedere tutto il resto. Ma facendo ciò ci si perde gran parte del sapere della vita e soprattutto ci si accanisce in concetti che possono essere svalutati, confutati in qualsiasi momento. Per fare un esempio breve e nel mio campo, quando provai a spiegarvi del fatto che per anni la psicologia non è stata considerata una vera scienza perché appunto incalcolabile col metodo scientifico rigoroso che c'era, perché anche quello si sta un po' modificando, non si poteva dare valida come materia la psicologia. Eppure tantissime cose col metodo psicologico, soprattutto in ambito della mente, ad oggi ci aiutano a capire e comprendere meglio molte cose. La neurologia, che è molto più scientifica e matematica da questo punto di vista, invece non ha avuto di quel problema, ma è chiaro che nel suo studio anatomico, biologico, fisiologico di quello che è la mente, molti concetti, molte nozioni di psicologia vengono inserite. Perché è chiaro che quello che ad esempio studia la neurologia e quello che fa medicina e quello che fa psicologia in alcuni casi, se non in quasi tutti, possono collaborare fra loro. Vi ricordate di Phineps Gage? Sì, ve lo ricordate, quello là del... troverò qualche altro caso macabro da portarvi, non vi preoccupate. Comunque, bene. Principalmente era medicina, l'hanno dovuto curare, perché hanno dovuto curare, però ciò che è stato intaccato del cervello è stato molto utile per capire determinate aree del cervello e quindi le funzioni dello stesso, come magari alcuni neuroni interconnettono fra loro e via dicendo. Che ha aiutato molto anche la psicologia, perché grazie alle aree intaccate si è potuto capire cosa potrebbe scatenare l'aggressività, eccetera, eccetera. Bene. Allo stesso modo con l'evoluzione e il progresso tecnologico si imparano sempre più cose, e questa cosa che si accaniscono con l'innesto genetico mi sta su... No, ok, sto sclerando, perché è assurdo. Allora, ci sono diversi tipi di complottisti, dai Novax, Terra Piatta, tutto quello che volete, Nuovo Ordine Mondiale e l'economia di qua e di là. Il fatto è questo, ci sono spunti di concetti che potrebbero effettivamente calzare coi loro discorsi, perché lo sappiamo, la corruzione è ovunque. Ma, nonostante la corruzione sia ovunque, questo non vuol dire che per forza stanno cercando, come alcuni sostengono, di sterminarci in massa. E in ogni caso stiamo arrivando a quanto ora? 8 o 9 miliardi? Non lo so. Quanti volete che ne regga il pianeta ancora di esseri umani? Soprattutto di esseri umani come certi esseri umani. E non sto dicendo diamo il via allo sterminio di massa, non vi preoccupate. No, non è questo. Assolutamente. Oppure, l'esempio che ormai è vecchio, ormai è conosciuto, lo sapete tutti quanti, di quelli là convinti dell'oro, che Roma sia nata cristiana, cattolica,
e omofoba. Roma. Roma. Aspe. Roma non è mai nata cristiana. Assolutamente no. La data della fondazione di Roma, come dicono gli archeologi, è il 21 aprile del 753 avanti Cristo, sul Colle Palatino. Come faceva a essere cristiana se era nata prima di Cristo? Come? Roma, quindi, è nata pagana. Poi, con l'editto di Costantino, diventa cristiana. 313 d.C. E poi, sta cosa dell'omosessualità. Nell'epoca di Roma era accettatissima, era una cosa normale. Era vista come una cosa normale. Perché oggi nel 2021 dobbiamo essere da meno? Se è una cosa normale, è una cosa normale. Ecco, quando ad esempio una si trova davanti a una palese platea di ignoranza o analfabetismo funzionale, come lo vuole chiamare, cosa dovrebbe dire? Tanto per essere ancora più chiari, no? Dici, nell'infanzia succedono diverse cose che poi nell'età adulta ci fanno essere in un determinato modo. Bene, anche il metodo di studio fa parte di queste cose. Parlo proprio di studiare a scuola. Ammettiamolo. Nessuno di noi ama studiare. Nessuno, tranne rari casi. Ma per diversi motivi che non sempre, quasi mai, dipendono dallo studente. Ed è chiaro che il bambino vuole giocare ed apprende molto di più giocando. Ma questo è un altro discorso che mi fa incazzare perché, che si dice di passare a un altro tipo di insegnamento a seconda delle fasce d'età, che in parte già sì, è stato fatto perché appunto uno dice, vede, le materie diventano più complicate man mano che vai avanti, ma non è solo questo il problema, compreso anche le materie da insegnare. Ci vorrebbe educazione fisica, ci vorrebbe educazione emotiva, ci vorrebbe educazione sessuale, ce ne vorrebbero di materie utili proprio a vivere. Non che italiano, vabbè, italiano in quanto noi siamo italiani, quindi studiamo l'italiano o le lingue straniere o fare teologia, non religione, teologia sia sbagliato. No, vanno fatte storia, arte, musica. Perché bisogna dare al bambino diversi spunti, diversi input per fargli capire cosa può interessargli, ma soprattutto per dargli una base quale. Sapete, Roma è nata, secondo quello che è la storia, con Romolo e Re, che erano pagani. Decisamente pagani. E non c'erano tanti problemi riguardo l'omofobia, anzi in un certo senso era praticata, e l'omosessualità non era di certo screditata o discriminata, era una cosa normalissima, accettata in lungo e largo, la cosa più comune del mondo, anche perché l'imperatore Adriano era gay, come anche la bisessualità. C'era Giulio Cesare, che era chiamato la moglie di tutti i mariti e marito di tutte le mogli, proprio perché era bisessuale. E come dice il mio mentore, sto sorridendo. Da fuori. Fate voi, guardate, io non dico più niente, fate voi, perché tanto anche se una ti spiega le cose, è inutile, perché è inutile. E Facebook e internet, secondo alcune persone, non per forza troppo anziane, 55 anni, e di mia madre,
che giustamente pensano, ok, se lo trovo su internet, questa cosa, se me lo mandano su Facebook, quest'altra cosa, se ha tutte queste condivisioni, sarà per forza vero. E quindi altri Novax e altri vegani e altri... Ah, no, aspettate, no, i vegani non c'entrano con questo discorso, per favore, ma neanche gli omeopati. Sapete cosa? Andatevene tutta a fanculo. Non dire parolacce, sennò chiamo la polizia. Mi sono andata a prendere un tranquillante, quindi adesso sono happy e posso tornare a parlare tranquilla. Visto? Sono tranquillissima. Perciò, dicevo, molto tranquillamente, che in pratica, anche se provate a spiegare a dei complottari le cose come stanno, non potete insistere, sia perché ci sono persone che veramente ad una certa è inutile spiegarvi le cose, sia perché tutti abbiamo delle cose di cui siamo convinti e che mai e poi mai vorremmo cambiare idea o che qualcuno ci faccia cambiare idea. Però uno studioso sa, e in teoria è ora che imparino a saperlo anche gli altri, che se una cosa viene confutata non è perché si vuole dare dello stronzo a chi l'ha inventata o che fosse bugiardo. Semplicemente con nuovi metodi tecnologici più avanzati, con nuovi studi, nuovi accorgimenti, nuove cose che si vengono a scoprire, a capire rispetto a prima, sistemano vecchie teorie o le abbattono completamente per stare sempre meglio o crearne sempre, non crearne, capire i vari ambiti che si studiano, per il quale possiamo magari proteggerci meglio da un attacco di tipo o virale o magari, che so, impariamo come deviare senza troppi problemi le rotte dei metodi avanti. Forza, faccio un esempio. Impariamo meglio a comprendere lo spazio in cui viviamo, con nuovi rover magari migliori, che possono catturare immagini migliori, che possono resistere a diversi ambienti solidi e gassosi. E in tutta onestà il fatto che si progredisca non vedo perché debba essere così tanto esorcizzato come idea. Cioè perché? Perché esorcizzare il progresso? Psicologicamente la risposta c'è, è chiaro. Ed è sempre in merito al fatto che siamo più affezionati a ciò che abbiamo imparato, a ciò che abbiamo imparato a conoscere, e che è difficile smontare determinati costrutti, schemi che ormai si sono venuti a creare nella nostra mente. E io lo capisco. Non è che non lo capisco, la risposta c'è. Ed è proprio per questo che si dovrebbe cercare di avviare meglio le situazioni e di far comprendere un diverso concetto fin dalla tenera età. Perché se ci pensi proprio a farlo da adulto, quando ormai la mente si è deviata completamente, non vuole sentire più niente, non ti ascolteranno mai, e lo ridico e lo ripeto, e quindi anche voi, se volete mandare lo sclero a persone così perché non ne potete più di sentirle, condividete questo video, lasciate un like, insomma tutto il resto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e mandate fanculo tutti quanti due volte. 4 volte.